Continua la polemica sul presunto spionaggio delle mail dei parlamentari 5 Stelle da parte della Casaleggio Associati. Il Partito Democratico parla di vicenda gravissima, ma Grillo ribatte: è falso. Claudia Mazzola. L'ombra della presunta spy story in casa 5 Stelle riaffiora dopo 2 anni. A rilanciare il caso il quotidiano Il Foglio, che aggiunge nuovi dettagli. Stando alle testimonianze di alcuni deputati poi usciti dal movimento, la Casaleggio Associati avrebbe avuto accesso ai dati relativi alla posta elettronica dei parlamentari. Vanno all'attacco le altre forze politiche nel mirino Casaleggio, sempre più presente nel movimento dopo il passo di lato di Grillo. Il PD parla di grave violazione della democrazia e chiede l'intervento della Camera e della magistratura. Una storia inquietante, commenta Forza Italia. Pensiamo cosa sarebbe lo Stato nelle mani di Casaleggio. A breve, fa sapere la Presidente della Camera, Boldrini, valuteremo se ci sono i presupposti per far intervenire gli organi di Montecitorio. Solo falsità, la linea del movimento. Dalla Casaleggio Associati nessun accesso al server del gruppo. Sale la paura per le amministrative e il fango, commenta Grillo, è pronto per essere tirato contro il movimento e annuncia querele. È una ritorsione del governo, secondo i 5 Stelle, per l'opposizione al decreto sui mutui per la casa. Abbiamo già spiegato tutto, e se la Boldrini vuole indagare su qualcosa lo faccia sulla compravendita di parlamentari a Montecitorio al Senato. E tra i parlamentari si notano ripercussioni e un nuovo atteggiamento nei confronti del PD.